Punto numero 1. Guido Bozzano è il poeta più rappresentativo del crepuscolarismo, ma è anche il primo poeta autentico del Novecento italiano. La sua opera si distingue soprattutto per quanto riguarda lo stile. La continuità con la tradizione non viene spezzata, il suo lessico è preciso ed incisivo e il suo verso è regolare, lavorato con eleganza. Lo stile di Bozzano sembra richiamarsi sempre con nostalgia alla poesia dell'Ottocento o dei secoli precedenti. Punto numero 2. Guido Bozzano è un poeta piemontese. Guido Bozzano nasce ad Aglie, in provincia di Torino, nel 1883 e muore a Torino a soli 33 anni a causa della tubercolosi. A 17 anni rimane orfano del padre e nel 1904, dopo studi irregolari, si iscrive alla facoltà di legge, che frequenta però saltuariamente, senza mai arrivare alla laurea. Il 1907 è un anno cruciale nella vita di Guido Bozzano. Dopo aver avviato una relazione con una poetessa piuttosto nota e molto chiacchierata per i suoi atteggiamenti anticonforministi, Amalia Guglielminetti, Bozzano ottiene un grande successo e un largo consenso con il suo primo libro, La vita del rifugio. Però è proprio nel 1907 che gli viene diagnosticata la sua malattia e in un decennio lo porterà alla morte. Punto numero 3. La poesia di Guido Bozzano come ambiguo autoritratto. Il modo in cui Guido Bozzano si pone di fronte alla tradizione letteraria e alla letteratura in generale è piuttosto ambiguo, oggi diremo, molto consono alla sensibilità moderna, molto in anticipo sui suoi tempi. È difficile stabilire nella poesia di Bozzano dove finisca la confessione e dove inizi il camuffamento. Il protagonista dei suoi versi, organizzati di solito dietro una cornice narrativa, ricca di oggetti e di personaggi, risponde al nome di Guido Bozzano. Ma il sospetto che si tratti di un personaggio inventato, di una maschera che si sovrappone al vero volto del poeta, è molto forte. Altri personaggi, come le donne amate, vengono riproposti in più di un componimento, quasi che ognuno di essi fosse il capitolo di una lunga narrazione. È lo stesso poeta che si racconta come un personaggio, guardandosi da fuori, attraverso varie fasi, cambia ed è come se le poesie documentassero passo dopo passo questa maturazione. Punto numero 4. Qual è il repertorio nelle poesie di Guido Bozzano? Nelle poesie di Guido Bozzano ritroviamo il repertorio tipico della poesia crepuscolare, il vagheggiamento delle gioie sane e semplici della provincia, come in La signorina Felicita, la descrizione degli interni borghesi, in L'amica di nonna Speranza, lo scetticismo del presente e il vagheggiamento di una vita diversa in Totome Rumeni, la rievocazione della Torino del Risorgimento in Torino. Ma il motivo più frequente delle poesie di Guido Bozzano è il rimpianto dei sogni infranti, il rimpianto delle cose, come egli dice, che potevano essere e non sono state. Punto numero 5. Le poesie di Guido Bozzano sono profondamente pessimistiche. Vanisce per il poeta malato, nel fisico e nell'anima, la possibilità di un incontro autentico e appassionato con il prossimo. E la dura realtà delle cose viene accettata con un coraggio ed uno stoicismo che ricordano da vicino Leopardi e che a loro modo conferiscono al poeta una statura quasi eroica, quella di chi, di fronte al vero, non abbassa lo sguardo e contempla, senza tentennamenti e senza cercare alibi, la miseria del suo stato.